partire da gennaio, di entrare nel centro città di Alessandria, scatena le polemiche. Tutta la creatività italiana, ma al servizio di attività illecite, ci ha pensato un ragazzo di 26 anni di Asti che ha troccato una Toyota Coupé in una Ferrari F430. C'è voluto un esperto per capire che non si trattava di un'auto del Cavallino Rosso. Vandali danneggiano gli orti del Forte Acqui, dove nelle scorse settimane era stato dato le fiamme il casolare. Domenica le bande hanno attaccato anche gli orti gestiti dai volontari. Il 25 novembre è la giornata dedicata alla sensibilizzazione contro il fenomeno della violenza alle donne, ancora poche quelle che denunciano, e ad Alessandria partono le attività benefiche in favore delle associazioni che si occupano delle vittime. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. Dunque, come avete sentito dai titoli, polemiche ad Alessandria dopo la decisione della Giunta di vietare anche alle auto elettriche a partire da gennaio 2023 l'ingresso nella ZTL e contemporaneamente cancellare anche l'agevolazione del parcheggio gratuito. L'assessore Michelangelo Serra ha dichiarato che l'ordinanza è stata emessa per non incentivare l'uso delle auto nel centro cittadino. Immediatamente si sono levate le proteste della minoranza in comune. Noi comunque questa mattina abbiamo sentito il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Buzzi Langhi, che si è detto perplesso. Proprio il provvedimento va contro una politica, ha detto, che dovrebbe tutelare l'ambiente e che poi è sempre stata a costo zero. De De Vinci. Sì, il Comune di Alessandria da diversi anni ha sempre portato avanti questo provvedimento dove sostanzialmente venivano autorizzate le auto elettriche e le auto fortemente ibride, diciamo, a transitare nelle ZTL e a parcheggiare gratuitamente sulle zone a pagamento. Un'azione che i comuni in Italia hanno sempre messo in essere per agevolare chi acquista un'auto elettrica e quindi non inquina, è quello di dargli una piccola agevolazione non pagando sostanzialmente la sosta e potendo transitare nella ZTL. Un provvedimento che il Comune di Alessandria prende da anni, ha preso per 5 anni di fila sotto il mio assessorato e con l'amministrazione precedente, l'amministrazione Cutica, ma già prima l'amministrazione Rossa aveva già adottato questo provvedimento, ripeto, come tantissimi altri comuni d'Italia. Ora che di colpo da un mese all'altro venga revocata questa autorizzazione, questa agevolazione per i possessori di auto elettriche, tra l'altro proprio da un assessore del Movimento 5 Stelle, ci ha lasciato alquanto perplessi. Tengo a precisare che questo provvedimento negli anni precedenti non è mai costato un euro al Comune di Alessandria e tra l'altro nel momento in cui adesso coloro che hanno l'auto elettrica o ibrida e andranno a pagare la sosta, diciamo che gli introiti non andranno al Comune di Alessandria, perché la sosta nella città di Alessandria è gestita da Ama Mobilità. Ama Mobilità è un'azienda privata e di conseguenza, insomma, la collettività non ne avrà un beneficio. Però ieri sera Serra, in un intervento tarda serata, ha detto che non è vero che era a costo zero. Adesso dal suo punto di vista c'è un risparmio di 840 euro. No, le spiego, il provvedimento è sempre stato a costo zero. Quest'anno per la prima volta l'azienda ha chiesto al Comune di Alessandria determinati conguagli tra il rapporto che c'è tra l'azienda e il Comune di Alessandria e di conseguenza l'azienda pretende dei denari in più dal Comune, cosa che prima non è mai successa. Ora sta anche un po' all'abilità politica di chi sta in Comune gestire queste trattative con l'azienda. Sarebbe un fatto da ammirare soprattutto per la creatività tutta italiana, se non fosse che in realtà è una creatività che è sfociata in un fatto illecito. Le fiamme gialle del comando provinciale di Asti hanno infatti sequestrato una falsa Ferrari F430 costruita artigianalmente. Ecco, la vedete in queste immagini. La guidava un 26enne astigiano fermato nei giorni scorsi da una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Asti nel corso di un controllo
controllo del territorio. L'autovettura era in realtà una Toyota MR Coupé, trasformata nella carrozzeria e negli accessori esterni per renderla del tutto somigliante ad una Ferrari F430. Stemmi, loghi e parti meccaniche erano originali della casa di costruzione, come anche cerchi, pinze, freno, cofano anteriore e posteriore, ma anche passaruota e volante. Infatti sono stati sostituiti con prodotti apparentemente del tutto uguali a quelli del noto modello sportivo del cavallino rampante, prodotto dal 2004 al 2009 con il design di Pininfarina, dalla prestigiosa fabbrica di auto di lusso di Maranello. E c'è voluto un tecnico, un esperto, per riuscire a capire che effettivamente si trattava di un falso. Tra poco vedrete le immagini del casolare di Forte Acqui, che era stato dato alle fiamme nei giorni scorsi. I vandali ci hanno ripensato e sono tornati anche nei giorni seguenti e hanno danneggiato fortemente tutti gli orti che si trovano di fianco al casolare, che fanno sempre parte del comprensorio del Forte Acqui. Sono dei locali che verranno ristrutturati e che rientrano nel progetto appunto di Forte Acqui. Come vedete, prima era stato dato alle fiamme il casolare, poi distrutti gli orti. Dicono quelli dell'Associazione Commercianti del Cristo, che ha la gestione del forte: presto continueremo a mettere le telecamere di sorveglianza. Intanto abbiamo fatto una denuncia alla Polizia Municipale, sono in corso le indagini e siamo fiduciosi del fatto che presto queste persone verranno fermate. Il 25 novembre è il giorno per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L'Istat nei primi 6 mesi di quest'anno ha fotografato una realtà veramente preoccupante. Soltanto il 4% delle donne che subisce violenza ha il coraggio di denunciare i loro aguzzini. Nel mondo una donna su 3 subisce qualche tipo di violenza di genere e ogni 11 minuti una donna o una ragazza viene uccisa da un familiare. A 2 giorni dalla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, questo fenomeno assume ancora di più tutta la sua drammaticità. Se si guardano i dati raccolti da Istat ed elaborati dalle blogger di angolodonne.it, che hanno registrato un quadro a dir poco preoccupante, precipitato in concomitanza con il lockdown, con un picco di 4.310 chiamate ai vari centri antiviolenza. Nel primo trimestre di quest'anno sono invece state 2.966 le donne, ma in minor parte anche gli uomini, che hanno chiesto aiuto. Il report dell'Istituto Nazionale di Statistica rivela poi molte altre informazioni, come ad esempio la provenienza geografica. La regione che ha il triste ruolo di capofila è la Lombardia, seguita da Lazio e Campania. La stragrande maggioranza delle vittime risulta avere un'età compresa tra i 35 e i 45 anni, sebbene anche il 2% dei minorenni si rivolga al numero 1522. A subire le violenze sono soprattutto donne nubili, per la maggior parte in possesso di un'occupazione e di nazionalità italiana. Il dato che si tratti soprattutto di violenze domestiche è dimostrato dal fatto che il maltrattante è quasi sempre il marito o la moglie della vittima, ma anche il suo convivente e l'ex partner. Purtroppo, tra gli autori degli abusi spiccano anche i genitori, i figli, fratelli e in minor misura sorelle della vittima. E le conseguenze nei confronti dei figli sono disastrose, tra inquietudine, aggressività e disturbi del sonno. Ma cosa dicono i dati raccolti in merito all'abusatore? Si tratta nel 90,6% dei casi di un uomo di nazionalità italiana appartenente alla cerchia familiare, di età compresa tra i 35 e i 54 anni. Si parla di violenza fisica, psicologica e sessuale. Sono questi 1.000 volti dei maltrattamenti che, di qualunque natura siano, producono sempre delle conseguenze serissime. Le forze dell'ordine e i centri antiviolenza, con il loro incessante lavoro, tentano di limare questo aberrante fenomeno, ma i numeri restano comunque alti, se soprattutto si considera il dato preoccupante secondo il quale soltanto il 4,3% delle vittime denuncia gli episodi di violenza. E avete visto nelle immagini le famose scarpe rosse, un'idea nata molti anni fa da una pittrice messicana che aveva deciso proprio che le scarpe rosse diventassero il simbolo contro la violenza alle donne nel mondo.
Sono state messe intanto a disposizione dalle imprenditrici di Confagricoltura Donna le clementine benefiche a sostegno appunto dei centri antiviolenza. Si tratta di un'iniziativa nazionale promossa a ridosso della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne in memoria di Fabiana, giovane studentessa di Corigliano Calabro, massacrata dall'ex fidanzato in un agrumeto di Sibari, e di tutte le altre donne vittime di maltrattamenti. Ce ne parla Alessandra Della Cava. Si sente il profumo di queste clementine che tornano ancora una volta a sostegno delle donne, a sostegno della lotta contro la violenza alle donne. L'iniziativa è di Confagricoltura Donna d'Alessandria, un'iniziativa, come abbiamo ribadito, che torna negli anni e che torna per ricordare ovviamente un fenomeno che purtroppo registriamo quotidianamente. E che non è soltanto di Confagricoltura Donna, di tutte le donne del mondo, e Confagricoltura è sempre, vuole essere presente anche in questa occasione, perché per noi è importante, siamo donne di campagna, quindi fare qualcosa di concreto, e questo è una cosa concreta che facciamo e finalizziamo a Medea, centro antiviolenza qui di Alessandria. Le clementine sono un progetto nazionale di Confagricoltura Donna, voluto dalla nostra presidente regionale Paola Sacco, che è anche qui la presidente di Alessandria, ma voluto da un insieme di donne. Difatti le clementine antiviolenza hanno il sostegno anche del Soroptimist e di altre associazioni al femminile con le quali collaboriamo. Accanto a me il direttore di Confagricoltura Alessandria, Cristina Bagnasco. Dicevamo, torniamo a far vedere queste clementine perché possiamo fisicamente prenotarle, portarle a casa e fare appunto della beneficenza. Sì, è possibile prenotare le clementine antiviolenza qui nei nostri uffici di Confagricoltura Alessandria telefonando allo 0131 43 151, ed è anche possibile sabato in Corso Italia ad Acqui dalle 10 alle 18 passare e appunto prendere le clementine con un'offerta che sarà appunto devoluta a Medea, che fa un grande lavoro sul nostro territorio per tutte le donne della provincia e non solo. Via Maria Bensi al Cristo è la via più popolosa di Alessandria, meriterebbe dunque più servizi anche decentrati del comune. A chiederlo Alessandro Borgoglio, coordinatore comitato Alessandria Sud. Il Cristo è salito alla ribalta negli ultimi anni per essere uno dei quartieri della città più vivi ed anche commercialmente interessanti, grazie naturalmente alle tante associazioni che si danno da fare. Ma c'è una zona che da tempo è stata abbandonata e che necessiterebbe di una revisione globale, ossia il centro Dea in via Maria Bensi. Se si pensa che questa è la via più popolosa di tutta la città, si capisce come diventi assolutamente prioritario ripensare la zona con più servizi, che garantirebbero anche un minor accesso al centro città, con conseguente meno inquinamento. Il problema di questo centro commerciale è che negli anni man mano si è andato a svuotare di quelle che erano le varie attività economiche che erano presenti nei vari locali, e adesso ci troviamo nella situazione dove le poche attività rimaste avrebbero bisogno anche di un'implementazione a livello commerciale. Cosa manca di fondamentale per i servizi al cittadino? Beh, come servizi uno fondamentale potrebbe essere quello della posta, perché la più vicina è quella di Piazza Ceriana piuttosto che quella nella prima zona della pista, e quindi già questo potrebbe rappresentare un servizio per le numerose persone anziane che abitano nella zona. E dall'altra parte l'idea e la proposta che andremo ad avanzare verso il comune sarà quella di valutare insieme alla proprietà del centro commerciale la possibilità di posizionare eventualmente un distaccamento di quello che il comune, ad esempio per i servizi demografici, visto che questo potrebbe comportare anche una diminuzione di quelli che sono gli spostamenti verso il centro della città. Cremolino nell'Ovadese non è solo un luogo del cuore fai, ma si candida a diventare anche un luogo molto interessante per quanto riguarda l'accoglienza. Vediamo il servizio di Fabrizio Mattana. Abbiamo parlato recentemente di Cremolino, in lizza per agguantare le prime posizioni nella classifica dei luoghi del cuore fai, ma il comune dell'Ovadese può definirsi a pieno titolo anche luogo dell'accoglienza. Ospita infatti presso il centro Carmel 24 ragazzi di varie nazionalità.
pienamente integrati con la comunità locale. Sono stati accolti con un doppio momento di festa, prima con un torneo di calcetto con i ragazzi del paese, poi con un momento conviviale alla presenza del sindaco di Cremolino Massimo Giacobbe e del consigliere delegato alla promozione del territorio Fausto Lodi. È una bella cosa, un'iniziativa sulla quale noi ci abbiamo creduto e dove i ragazzi hanno partecipato con molta attenzione e molta gioia. Insomma, c'è anche un certo tipo di agonismo che fa piacere di vedere, agonismo sportivo sempre alla ricerca del bene, non ci sono stati interventi fallosi, non ci sono state una partita proprio all'insegna di quello che noi abbiamo detto, che Cremolino è un luogo del cuore e dell'accoglienza. E poi tutti a tavolo con un menù multietnico. Sì, faremo un passaggio su al Carmel proprio, dove faremo un piccolo rinfresco, dove soprattutto gli ospiti stranieri offriranno qualcheduno dei loro prodotti e anche noi come cremolinesi o come paesi qui in giro portiamo qualche cosa di nostro per scambiare intorno a loro e al tavolo qualcosa di interessante. Al Carmel i ragazzi egiziani, pakistani, bengalesi hanno proposto piatti tipici della loro terra. Poi tutti i partecipanti alla bella giornata sono stati premiati dal sindaco Massimo Giacobbe. E i documenti sono quasi pronti, quindi verranno poi messi in regola all'anagrafe e si fermeranno per tutto il tempo che sarà necessario. Ecco. E penso che a breve potremo anche vedere di poterli utilizzare direttamente su alcuni lavori o di volontariato o anche metterli in regola su attività lavorative secondo le normative vigenti. E allora siamo arrivati in chiusura del nostro telegiornale, come sempre però c'è il tempo per darvi un'anteprima di quelli che saranno gli argomenti curati nelle pagine sportive. Prima la pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana si occuperà dei campionati di pallavolo, l'ultimo turno è stato favorevole alle formazioni alessandrine ma si parlerà anche di bocce, ha preso il via infatti il calendario invernale del comitato di Alessandria. Poi come sempre alle 13 c'è il TG7 Sport, ovviamente occhi puntati su i mondiali di calcio, ieri la rovinosa partita dell'Argentina con l'Arabia Saudita, ma si parlerà anche della Francia che è volata grazie ai cosiddetti italiani Giroud, Hernandez e Rabiot. E ancora il mondiale perché in campo c'è la Germania, la Spagna e il Belgio. Ronaldo, United ha rescisso il contratto, una rescissione consensuale, ci si chiede dove andrà a finire il calciatore portoghese e poi il mercato delle big di Serie A. Allora, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, naturalmente la nostra informazione come sempre torna questa sera alle 18. Grazie, buon pomeriggio. We'll be right back.